Se è un quadro x meno cos x in x più 2 cos quadro x, non è questa qui un'espressione lineare, il seno e il coseno non dobbiamo renderla lineare in seno e coseno attraverso l'applicazione delle formule di duplicazione. Allora, io intanto qui vedo come ultimo addendo un 2 cos quadro x. Mi ricordo che tra le altre cose il coseno di 2x, ovvero forma di duplicazione del coseno, ha tre espressioni che sono cos quadro x meno sen quadro x, 1 meno 2 sen quadro x, o anche un 2 cos quadro x meno 1. Allora, se utilizzo questa, qui manca un meno 1. Allora cosa faccio? Chi frequenta la scuola questo discorso di aggiungere e togliere, l'ha già visto probabilmente con il metodo del completamento del quadrato, si fa in terza, quando si utilizza soprattutto per le coniche, un discorso che vedremo in seguito. Io qui direi che per adesso lascio sen quadro x lì, lascio cos x in x lì per adesso e scrivo 2 cos quadro x meno 1 perché questo è il mio coseno di 2x. Naturalmente però se metto meno 1 sto cambiando il testo dell'esercizio, sto facendo una parola che non posso dire, non è educatissima, no? Facendo un imbroglio. Ma allora ci metto più 1 qui. Se ci metto più 1 l'imbroglio non c'è, perché più 1 meno 1 fa 0 e quindi mi rimetto nella condizione del testo, no? Che mi viene assegnata dal testo. Adesso che facciamo? Beh, adesso intanto quindi questo lo lascio così, questa è la mia formula. Allora, questo quindi è uguale a dunque 2 cos quadro x meno 1 che è un coseno di 2x. E va bene. Poi ho un più 1, poi ho un più sen quadro x e ho un meno cos x in x. Allora, occupiamoci di questo meno sen x in x o meno cos x in x. Mi ricordo anche, ne scrivo un'altra di formula, dell'unica forma di duplicazione che conosco del seno, che mi dice che il seno di 2x è proprio 2 sen x cos x. Allora cosa posso fare qua? Lì, quando si tratta di aggiungere, devo togliere poi. Ho aggiunto 1 o ho tolto 1. Mi servirebbe un 2 davanti qui. Lo posso mettere? Certo che lo posso mettere. Se metto 2, devo anche dividere per 2. E allora questo lo scrivo come? Coseno di 2x, che ormai non lo toccherò più. Poi ho più sen quadro x più 1, che per adesso lo lascio qui, meno, naturalmente, se metto un 2, quindi scrivo 2 cos x in x, devo anche metterci qui un mezzo. Lo metto fra parentesi così lo capite bene. Lo vedete? Ho cambiato qualcosa? No, perché 2 mezzi è 1, quindi è meno davanti, ho sempre un meno cos x in x. Solamente che questo qui è il seno di 2x, così come questo qui era il coseno di 2x, naturalmente, no? Quindi, questo è ancora uguale a coseno di 2x più 1 più sen quadro x, quello è un meno un mezzo seno di 2x, il meno c'era, un mezzo lì. Adesso cosa faccio? Adesso non faccio altro che fare un minimo comune multiplo. Lo posso fare? Certo. Naturalmente 2. 2 che moltiplica coseno di 2x. Poi ho 2 per 1, 2, 2 per sen quadro x è un 2 sen quadro x, meno seno di 2x. Ho cambiato qualcosa un po' chiaro? Credo un po' di sì. Uguale. Adesso, guardate bene questo 2 sen quadro x. Io so che per un'altra, per l'altra, sempre la stessa, poi un altro modo di scriverla, il coseno di 2x non è solamente 2 cos quadro x meno 1, ma è anche 1 meno 2 sen quadro x. Allora, cosa facciamo? Scriviamo intanto un mezzo che posso scrivere qui, aperta quadra, 2 coseno di 2x, ormai non lo tocco perché è qui, meno seno di 2x, non lo tocco. Attenzione, ho un 2 più 2 sen quadro x. Allora,
Quello che posso fare però qui mi serve che il 2 sin quadro x sia negativo. Allora che facciamo? Beh, possiamo qui raccogliere, lo potevo fare sin da prima, un meno a fattor comune. Quindi vuol dire che davanti all'un mezzo mi permette di ci metto un meno. Se lo faccio, cambio il segno a tutto, quindi avrò meno 2 coseno di 2x più seno di 2x meno 2 meno 2 seno al quadrato di x. Occhio adesso, chiudo la parentesi quadra, uguale, meno un mezzo che sta davanti, aperta quadra. Adesso ho seno di 2x, lo metto in ordine, meno 2 volte coseno di 2x, non li tocco perché ormai ho ottenuto quello che volevo. Adesso, qui mi mancherebbe un 1 meno 2 sin quadro x per completare la formula di duplicazione ancora del coseno, lo metto, quindi metto più 1 meno 2 sin quadro x. Occhio però, se metto 1 devo anche mettere meno 1, quindi ho meno 1 meno 2, dove il meno 1 l'ho messo per compensare l'aggiunta del più 1, il meno 2 era già qui. In definitiva, vediamo cosa ottengo. Ottengo che questo è ancora uguale. Oh, adesso posso rimettere il meno, quindi meno lo rimoltiplico e quindi posso dire che tutto questo, sommo naturalmente questo, se rimetto il meno dentro, quindi moltiplico, cambieranno gli addendi di segno, quindi ho una linea di frazione, due al denominatore se volete, così ci facciamo al risultato del testo. Allora, 2 coseno di 2x, questo 1 meno 2 sin quadro x è un coseno di 2x. Ho visto che però, attenzione, sto moltiplicando per questo meno, ho un meno coseno di 2x, 2 coseno di 2x meno coseno di 2x, poi attenzione, ho un meno 3 che diventa un più 3 e un meno seno di 2x, quindi in definitiva, mettendo un mezzo fuori, ho il 2 davanti, il 2 sotto è uguale, ottengo il risultato che, visto che 2 coseno di 2x meno coseno di 2x è un coseno di 2x, sarà coseno di 2x meno seno di 2x più 3 per un mezzo, tutto fratto 2. Questo è il risultato, ovvero l'espressione che dall'inizio non era lineare, ma che ho reso lineare in seno e coseno.